I popolari arrivano in capitanata. Da domani si parte con questa nuova avventura anche in consiglio comunale qui a Foggia. Cosa cambia sostanzialmente? Sostanzialmente non cambia niente, nel senso che oggi un gruppo di quattro consiglieri comunali hanno aderito a questo progetto dei popolari pugliesi, che è un progetto civico regionale, che fa capo a quello che è il contenitore regionale che abbiamo, con dei consensi che abbiamo ricevuto prendendo quasi 100.000 voti nelle passate consultazioni regionali, eleggendo sette consiglieri regionali e due assessori in questo momento, che oggi stanno al governo e al governo col presidente Michele Emiliano. Oggi noi vogliamo creare quell'area che se ne parla tanto a livello nazionale e che noi abbiamo già messo le fondamenta a livello regionale, prendendo più di 100.000 voti e il 6% dei consensi in Regione Puglia. Questa è una prateria ampia, dove secondo me bisogna costruire il futuro delle prossime votazioni nazionali, in questa prateria che è questa quarta gamba che serve sia un centro-sinistra che un centro-destra, perché chi non è inclusivo di sicuro non vincerà le prossime consultazioni Ecco, elettorali. anche perché a livello regionale appoggia appunto il centro-sinistra, qui al Comune di Foggia, a quanto sembra, insomma, verrete proiettati a sostegno di Landella sostanzialmente. Oggi in questo momento noi abbiamo fatto un'aggregazione che è dei centristi e dobbiamo spostare l'asse al centro anche al comune di Foggia. Questo serve per far capire anche ai futuri alleati nelle prossime consultazioni elettorali che andremo a fare anche a Foggia, dove il centro esiste e col centro si fa i conti e col centro si può costruire quella che può essere un'alternativa a un centrodestra oppure può essere un'aggregazione col centro-sinistra. Noi saremo pronti anche alla scadenza naturale del mandato di Landella, tranne se succedono delle situazioni anomale, possa cadere il governo, a costruire quest'ampia area, aspettando anche l'evolversi di quello che succede a livello nazionale, perché se si crea un contenitore a livello nazionale dei centristi con a capo Conte, è chiaro che noi tutto questo gruppo verrà traghettato in questo contenitore nazionale che rappresenta i moderati, i centristi, quell'area moderata che oggi non esiste ancora in Italia e che qualcuno che ha voluto iniziare ad intraprendere quell'area come quella di Renzi ed altri, insomma, ha fatto un flop. Questa è la realtà. Assessore, il sindaco Landella potrebbe lasciare, secondo lei, un domani le fila della Lega e approdare in questo nuovo progetto, comunque spostarsi verso il centro, verso un'area più moderata? Questa è una domanda che bisogna fare a lui, non sono io che devo dire a Landella quello che deve fare. Landella al momento governa e governa bene questa città e spero che possa arrivare alla fine del mandato, ma nello stesso tempo oggi noi con quattro consiglieri comunali non è che staremo là a mantenere il cerino in mano. Noi oggi, ripeto, l'asse si sposta al centro, con il centro si discute e nello stesso tempo si fa un percorso comune. Non vogliamo andare a creare malumori, ma nello stesso tempo vogliamo essere rispettati in un modo chiaro, perché la politica è fatta di numeri e non di chiacchiere.